potere del male. No, non ho detto questa frase quando mi sono esibita a Japan Days di Casino Fantastica, ma ho interpretato con questo elmo qui e con l'armatura che vedete parzialmente alle mie spalle perché mancano vabbè, bracciali e gambali, e il personaggio di Demon dei 5 Samurai, combattendo contro, come sapete, il nostro Zuko, che invece interpretava una nostra versione di Dio del Fuoco. Quindi vi ringraziamo innanzitutto a tutti voi che siete stati con noi a Casino Fantastica. Mi riferisco anche a chi mi ha fatto poi il saluto anche qui sul canale, e mi riferisco a tutti i ragazzi che sono stati con noi e ci hanno aiutato sia ad allestire il workshop, che poi vedrete almeno parzialmente nei prossimi video dello Zuko, sia ai ragazzi che sono intervenuti con le loro domande, le loro curiosità. Ci hanno fermato per una foto, un'intervista, quindi ragazzi, grazie di cuore. È stato bellissimo essere qui con voi e speriamo di rivedervi presto presto ai prossimi eventi. E vi dobbiamo oggi fare un video speciale davvero, perché di solito io tratto i Cavalieri dello Zodiaco, ma ciò non significa che io conosca solo quell'anime. Vi ricordate? Ho fatto anche qualcosa su Escaflon. Ogni tanto ho canticchiato qualche altra sigla. Quindi conosco anche altri anime, in particolar modo su Facebook mi trovate Alessia Ranieri e io faccio parte di un gruppo per sole fanciulle, quindi se ci sono fanciulle all'ascolto che gradivano particolarmente i 5 Samurai, questo gruppo fa per voi perché questo è un gruppo solo per ladies che si chiama Troopers Girls. Quindi Troopers, Troopers, Girls, Girls, lo dico perché magari non tutti siamo particolarmente pratici d'inglese. Oh. Poi soprattutto lo dico perché il nome trae origine dal vero nome dei 5 Samurai. Sì, perché i 5 Samurai sono un prodotto della Sunrise, la stessa che ha fatto Escaflon. E sono un prodotto creato inizialmente solo come anime, successivamente è uscito in manga. Ma di fatto questo anime fu creato per vendere i pupazzetti. Cioè, inizialmente loro erano solo giochi, poi vendevano abbastanza in Giappone e si è pensato di creare una storia su questi giochi. E la Sunrise ha colto l'occasione e ha creato il suo anime, che si chiama Samurai Troopers, o ancora meglio Ronin Samurai Troopers, perché Ronin è proprio il nome dei guerrieri del passato giapponesi, quelli più forti, quelli più fedeli all'imperatore, le cui armature rispecchiavano ognuna, come avviene nell'anime, una qualità umana. Per esempio Demon, che noi conosciamo come potere del male, in verità non era il male, era la fedeltà. Quindi questo poi ha un senso che noi pensiamo anche al personaggio. Se volete un video su Demon, scrivetelo nei commenti, perché chissà, magari può nascere anche una bella rubrica su 5 Samurai e può diventare più stabile. Come vi dicevo, come è nato questo video? È nato perché nel gruppo Troopers Girls, che raccomando vivamente a tutte, quindi ragazze, se vi va, seguiteci anche lì, ci sono anche le mie rubrichette, posto anche lì ogni tanto qualcosina. Io ci sono un sacco di brave ragazze, siamo tra fanciulle, quindi possiamo dilettarci sui nostri eroi in santa pace. Ciò detto, vi dico, nel gruppo io ho ideato un contest, io e la bravissima Elisa Milesi, che è l'admin, abbiamo ideato un contest di disegno, dove ogni tanto noi mettiamo 2 settimane di tempo per i disegni e 48 ore per votarli con i cuoricini. Chi è che ottiene più cuori vince. Diamo una tematica, per esempio avevamo dato noi a settembre Samurai autunnali. Sì, siamo romantiche, ok? E dopo questo exploit, perché era la prima volta che lo mettevamo, ha vinto una ragazza. La ragazza si chiama Michela Formaglio e il disegno lo state vedendo ora qui sul nostro canale, quindi lo state ammirando tutti. Come vedete è stato fatto a mano, è stato fatto in sole 2 settimane, quindi un applauso alla fanciulla che se lo merita tutto, ed è stato fatto su un materiale che non sembra neanche carta, quindi anche con più difficoltà rispetto alla solita carta. E questa ragazza ha vinto proprio questo video, perché il premio per chi di voi si iscriverà al gruppo Troopers Girls e parteciperà al contest è proprio un video sul canale con Zucco. Quindi, se volete, ragazze, entrate, partecipate e vincerete un video dove verrete nominate e un video dove soprattutto si parlerà del vostro personaggio preferito dei 5 Samurai. In questo caso, per la nostra Michela, avete visto anche nel disegno, è il nostro Cavaliere dell'Acqua. Sì, perché i 5 Samurai sono i 5 elementi di fatto: terra, fuoco, acqua, aria, chiamato vulgarmente cielo,
Poi ci hanno aggiunto luce, vabbè, perché effettivamente c'è anche il film di Luc Besson, Il quinto elemento era la luce, quindi ci può stare. Ma anche le altre armature dei demoni, in realtà, come vi ho detto prima per Demon, sono delle qualità, Demon era la fedeltà, per dire, no? Sì, perché poi queste armature sono legate non solo agli elementi, ma anche alle caratteristiche umane. Nello specifico, il samurai dell'acqua, che si chiama Shin Mori, Mori, esattamente, con Ou, nella versione originale, in italiano è stato tradotto come Simo. Ora, Simo come abbreviazione Simone o proprio Simo all'anagrafe, no? Perché parliamo, Era doppiato nella versione originale da Nozomu Sasaki, mentre in italiano è stato il bravissimo Diego Sabre a doppiarlo. Ora il lavoro è eccellente, io non è che posso dire nulla, ci mancherebbe altro, raga. Solo che il doppiatore originale è anche cantante, quindi ci sono alcune parti, soprattutto negli OAV, sì, perché voi non lo sapete, ma ci sono ben due OAV dedicati a Samurai Troopers, in cui anche il personaggio del samurai dell'acqua canta, cosa che si è persa un po' in italiano. Cosa vi posso dire? Che Samurai Troopers ha avuto anche di recente, esattamente nel mese di agosto, fine agosto 2022, una premiazione, diciamo, un omaggio da parte proprio della Sunrise, che ha creato un videoclip, lo potrete trovare sia su Facebook che su YouTube se cercate bene, un videoclip dove si vedono tutti loro con la canzone originale e con un fiore di pesco che si passano uno con l'altro, quindi al posto delle loro armi, nello specifico al posto del tridente Yari che utilizza il samurai dell'acqua, troverete questo, che lui di solito usa sulle spalle, troverete questo ramo di fiore di pesco. È bello ed è particolare, è un omaggio fatto di recente. Samurai Troopers quindi parla di questi ragazzi adolescenti, saggi, attenti e sorridenti, come che diceva anche il nostro bravissimo Enzo Draghi nella sigla, e costoro combattono contro il genio del mare, che in realtà sarebbe Arago, il possessore delle armature. Vabbè, se vorrete un video su Arago lo potrete poi anche chiedere nei commenti. Lo zucco ride perché io gli ho raccontato che in verità una volta ho fatto un incubo in cui mi sono sognata Arago, lui ancora ride, non capisco che cosa ti ridi, veramente sei molesto, che cosa stai ridendo? Vabbè, sentite come sghignazza. Sentite come sghignazza, io adesso prendo questo elmo e vabbè. Allora, torniamo a noi. Quello che vi posso dire è che Shin nell'anime è sicuramente il samurai che attira di più l'attenzione, perché è quello un po' più particolareggiato, a parte Seiji Date, o Date, se preferite Seiji Date, sarebbe il samurai della luce, quindi quello belloccio con questo taglio particolare, molto feco, molto biondo. Però al di là di questo c'è il nostro Shin, che è più modesto, viene da una famiglia di filosofi, dichiara, mentre nell'originale da una famiglia di uomini che avevano a che fare col nuoto, quindi insegnanti di nuoto, esperti nuotatori, olimpionici, armatori, marinai, pescatori, qua invece filosofi in italiano, vabbè. È mite, è mansueto di carattere e bisogna ammettere la verità, lui quando combatte nell'acqua è bello forte. Si potrebbe definire anche imbattibile. Sulla terra perde tanto, tant'è vero che quando Rasta, il demone dell'illusione, li massacrerà a coppie, quindi massacrerà anche lui, addirittura col cavaliere del fuoco, quindi fuoco e acqua massacro, lui per riprendersi si butta a mollo nel mare, sta lì così, perché anche l'acqua lo rigenera. Quando Aragorn li spazzerà via tutti all'inizio, lui si ritrova nel suo elemento, quindi nell'acqua. Si trova nell'acqua con dei pesci, che è bellissima come scena, che lo vegliano. Dei pesci e un'orca che ritroviamo anche in delle foto di lui bambino, quindi lui bambino con questo orca, quindi ha sempre avuto un rapporto particolare con le orche marine. Un po' la Free Willy, in fin dei conti il periodo era più o meno quello. E diciamo combatte molto spesso a coppia o con quello che viene chiamato in italiano Shido, in realtà sarebbe Shu, il membro cinese dei cinque samurai, che sarebbe il samurai della terra, un po' più ruento, oppure combatte con il nostro dio del fuoco, forse proprio in contrapposizione come elemento acqua-fuoco, e il suo più grande avversario di solito è Krana, uno dei demoni, lo stesso che lo attaccherà mentre era dormiente dopo l'attacco di Arago, dal quale viene salvato dal nostro dio del fuoco con molta fatica, perché fuoco nell'acqua. Ora, perché proprio Krana? A parte il fatto che, notizia bomba, Krana nella sua vita originaria, prima di fare il samurai, anzi il demone del mare, era un pirata,
quindi è chiaro che era anche lui legato all'acqua. Ma perché il veleno di fatto è un elemento acquatico ed è un elemento dell'animale serpente, infatti lui ha spada, dente di serpente, e è un qualcosa che porta, diciamo, sfiducia, perché di fatto il serpente è il simbolo dell'inganno, no? E qual è la virtù del nostro samurai dell'acqua? La fiducia, trust in inglese. Quindi lui ha sulla fronte il simbolo fiducia. Tutte queste virtù serviranno poi tutte insieme anche alle 5 armature, a creare l'armatura bianca, che è quella più potente, che indossa sempre il nostro protagonista, e quindi Shin aiuterà a creare l'armatura bianca. Vi posso dire che quindi combatte di solito a coppia, combatte anche spesso contro Krama, e soprattutto quando entrano nel palazzo di Arago sarà lui a sacrificarsi contro Krama, no? Quindi a combattere in questa pozza di veleno, facendo andare avanti Ryo, perché qualcuno ne doveva restare sotto. E ci restano Shu, Shin e Seiji, quindi i nostri rispettivamente Shido, Simo e Sami, in modo tale che Toma e Ryo arrivino fino alla fine, quindi i due samurai del cielo e del fuoco arrivano fino alla fine contro Arago. Oltre che negli episodi della serie classica, che comunque sono tutti facilmente reperibili su vari siti e anche sullo stesso YouTube, trovate il nostro Shinmouri anche in due OVU. Il primo è Message, in cui lui si rifiuta di combattere, in cui lui si dimostra innanzitutto bravo con i macchinari. Beh, nella serie classica effettivamente faceva sterzare un furgoncino a mano. Adesso ha uno scooteretto, quindi insomma è sicuramente uno molto tecnologico, di una famiglia anche abbastanza abbiente, e si rifiuta di combattere, tant'è vero che verrà rapito dallo spirito vendicativo che faceva da cattivo, da contrappunto della situazione, è quasi schernito, come se anche in passato lui avesse rifiutato di combattere, ed è l'unico che, quando viene rinchiuso nella sua armatura, perché questo spettro li rinchiudeva nell'armatura, e piange, si vede la lacrima che scende. E alla fine, vabbè, apparirà con lo splendore della nuova armatura dell'acqua, molto bella. Invece, nell'altro OV, The Legend of the Inferno Armor, entrambi reperibili facilmente su YouTube, in original version, quindi in giapponese con sottotitoli in italiano, il nostro Shinmouri scapoccia. Ma scapoccia di brutto, tanto di brutto che addirittura il samurai della terra due pizze gliele dà, eh. Perché? Perché non voleva combattere, si rifiuta, eccolo il dilemma, ecco il dramma che è accaduto. Che i due samurai della luce e del fuoco sono stati rapiti dal cattivo, che ha questa armatura nera, perché? Perché lui si è rifiutato di cedere il suo potere dell'acqua e della fiducia per creare l'armatura bianca, quindi l'armatura bianca non è arrivata quando doveva arrivare, e Ryo se l'è presa in quel posto, e questo fa scapocciare gli altri. Ma addirittura lui arriva a fare di peggio in questo OV, perché se la leva, praticamente si vede la sua armatura su un pontile, lui di fronte all'armatura, pam, gli dà un calcio e la butta in acqua. Insomma, proprio l'ha rifiutata completamente. Quando poi alla fine capisce che però, insomma, cioè, serviva anche a fare del bene, decide di andare a ripescare e di raggiungere in Africa, dove erano finiti gli altri compagni, per combattere contro il cattivo, che poi in realtà pure lì c'è una storia dietro, qui nessuno è il vero cattivo. E quando va lì a combattere, la sua armatura all'inizio ce lo manda di brutto, perché appare, lo vede, gli gira le terghe e se ne va. E lui, Armor of the Torrent, sì, perché ogni armatura ha il suo nome, la sua è l'Armor of the Torrent, l'armatura del torrente. E gli dice, sto cippa, mi ha dato un calcio in bocca, mi hai buttato giù. Però poi dopo, vabbè, rifanno pace, quindi si riunirà lui la sua armatura e potranno anche evocare l'armatura bianca. Ci ho detto, io vi ringrazio, vi saluto, invito tutti a scriverci che cosa ne pensate anche di questa nuova possibile rubrica sui 5 samurai, a scriverci se vi è piaciuto soprattutto questo video, e se siete ragazze iscrivetevi al gruppo Troopers Girls. Niente contro i ragazzi, è solamente che è un gruppo neonato per ragazze che sono fan dei 5 samurai, quindi mi sembra giusto sponsorizzare gruppi dove regna soprattutto la pace e la serenità, ok? La prossima volta, magari, se qualcuno volesse, vi potrei suggerire gruppi su magari i Cavalieri dello Zodiaco, perché no, ok? Ci ho detto, vi saluto, vi chiedo di stare sempre con noi, vi ringrazio ancora tutti e a presto, ciao!